230 ore di attività, 384 interrogazioni discusse nel 2023, oltre 1000 in 3 anni, e quasi nulle quelle rimaste inevase. Sono alcuni dei numeri illustrati dal presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, Dino Latini, che ieri ha tenuto la conferenza stampa della presidenza del Consiglio regionale, durante la quale è stato stilato un bilancio dell'attività svolta. Latini ha espresso soddisfazione per aver valorizzato la funzione legislativa dell'Assemblea anche in termini del diritto di iniziativa di legge che spetta ad ogni singolo consigliere. Il presidente si è poi soffermato sull'attività d'aula, dove, ha evidenziato, si riscontrano i caratteri di qualità e quantità del lavoro svolto. L'ufficio di presidenza si è riunito in 45 occasioni adottando 127 deliberazioni, mentre 142 sono state le sedute delle commissioni permanenti. Latini, infine, ha voluto segnalare l'intensa attività extra-aula, come la consegna degli encomi, quale riconoscimento civico a cittadini meritevoli, l'inaugurazione di spazi della sede del Consiglio regionale a personaggi illustri come Aldo Davanzali e Carlo Bo, l'organizzazione di giornate dedicate a ricorrenze specifiche, ma anche la messa in essere della prima edizione del Salone dell'Editoria Marche e la convinta continuità nella pubblicazione dei libri nella collana dei quaderni del Consiglio. Per me è stato un anno davvero importante perché vi è stata la possibilità di tutti i consiglieri della Regione Marche, dei gruppi della Giunta regionale, di portare in aula e far discutere sia le proposte di legge che gli atti amministrativi che interessavano praticamente sia appunto la Giunta sia però le parti politiche interessate. Ed è stato anche un anno importante perché l'attività delle commissioni, l'attività intera del Consiglio ha sviluppato un impegno complessivo che è dato dai dati delle votazioni, oltre 1.082 votazioni, delle ore che siamo stati in aula, delle 27 leggi approvate, che dimostra in sostanza che viene smentito l'assunto che nel Consiglio regionale o negli organi istituzionali della Regione Marche, tra virgolette, dal punto di vista politico-amministrativo si lavora poco. Tutt'altro, però ovviamente il dibattito politico necessita anche di un confronto che a volte occupa più tempo di quello che si può prevedere nell'ambito di una vita normale, ma l'attività politica è anche quella di raggiungere dei risultati in cui più parti possibili si trovano d'accordo, e questo è molto spesso avvenuto nell'ambito del Consiglio della Regione Marche nel 2023, come molto spesso vi è stata una forte opposizione giusta su importanti argomenti in cui i gruppi più importanti hanno potuto praticamente presentare le loro, diciamo, finalità con una serie di proposte alternative, a volte in forma di emendamento, a volte in forma di proposta di legge, che non sono mai apparsi agli altri come un motivo di ostracismo, ma di una valutazione diversa di un grande argomento. Cito per tutti la legge urbanistica, a parte della legislazione sanitaria che stiamo ancora percorrendo, la legge di bilancio che abbiamo approvato poco prima di Natale. Ecco, questo è il segnale veramente di una compiuta democrazia interna che sono convinto fa bene al Consiglio regionale e alla partecipazione democratica e politica di tutti.